Certi momenti non si dimenticano. Avevo appena finito di analizzare uno smeraldo. E forse era uno degli smeraldi più belli che avessi mai visto di persona. Quando ho ricevuto quella telefonata del medico. Ricevere una diagnosi di sclerosi multipla da giovane, quando pensi, quando sai di avere tutta la vita davanti, beh, ti escono tutte le tue paure e ci metti un po' ad accettare la notizia. Poi con il tempo è cambiato qualcosa dentro di me ed è stato come se le mie amate pietre avessero ricominciato a brillare. Oggi di anni ne ho 35 e grazie alle terapie di nuova generazione continuo a fare quello che mi piace di più, ovvero passare il tempo a riconoscere e a studiare pietre preziose, diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi e tantissime altre. Quando le osservi attentamente ti accorgi che queste gemme hanno mille facce, mille volti, un po' come la mia malattia, con tanti colori e sfumature diversi. Ma soprattutto ogni volta che le guardo da vicino c'è questa lucentezza quasi accecante, un candore così puro. Non mi stanco di pensare che la vita è la cosa più preziosa che abbiamo, pur con tutte le sue sfaccettature.